dalla Svizzera. Non c'è mica poco. Arrivato dalla Svizzera. Dalla Svizzera, da San Bernardino. Mi sta fotografando, guardi che bello, guardi. Ma proprio belli. È dal suo orto? Sì, sì. Tutto quanto? Ma questo qua è il suo orto? Questo poi anche quello lì. Abbiamo appena passato il ponte sull'Adda, che è proprio sopra di noi, e guardate quanto è alto. Ora iniziamo il sentiero Valtellina, verso Colico. Per la serie Itinerari Transfrontalieri, dopo il confine Svizzera-Italia, Sondrio-Como, entriamo a Lecco, in provincia di Lecco. Tutti c'è il salto! 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 Come abbiamo detto, siamo in una zona di confine e lo è sempre stato. Quindi, alle nostre spalle abbiamo Montecchio Nord, che era un forte della linea Cadorna, che non è mai stato utilizzato e ha ancora le cupole di copertura dei cannoni. Invece abbiamo già passato il Forte Fuentes, che è stato costruito nel 1600 per difenderci dai nemici grigioni, che oggi sono nostri amici, siamo partiti da là. Però poi è stato utilizzato solo un secolo successivamente, nel 1700, ma Napoleone non era tanto contento che l'Italia si difendesse e lo ha smantellato. E dopo tante ore di cammino, una cosa bellissima è che si può anche fare il bagno nell'acqua splendidamente azzurra del lago. Mentre voi fate il bagno, io vado a vedere i surfisti. Siamo al raccordo con il sentiero del viandante. Da adesso in poi seguiremo il sentiero del viandante fino a Lecco per circa 3 giorni. Eccoci arrivati a Dervio. Finalmente, oggi è stata lunghetta. Bella lunga, ma bella, 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 bella. Molto bella, molto variegata. Le prime 3 ore, completamente pianeggianti attraverso il bellissimo Pian di Spagna, con dei prati sterminati. E poi da Colico si trova finalmente il sentiero del viandante e si inizia a salire nei boschi di castagni e di noccioli che ci accompagneranno fino a Lecco. L'inizio della mulattiera è stato veramente bello e è una grande opera, veramente a tratti spettacolare, con un selciato probabilmente sarà di origine penso medievale. Penso di sì. È faticosa la parte da Colico fino a Dervio, però vale veramente la fatica.
veramente la fatica, soprattutto all'ora del tramonto. Sì, abbiamo visto. Con una luce spettacolare, il tramonto sul lago e l'abbazia di Piona, insomma, dei paesaggi veramente incredibili anche oggi. Provatela. Buon cammino!